salvare vite. Personalmente non mi muovo da qui, perché sono gli amici ad avermi pregato di non abbandonarli, quelli ancora vivi, ma anche quelli morti, che come fantasmi popolano le mie notti insonni. I loro volti diafani ancora mi sorridono. Il poeta spagnolo García Lorca diceva che il pianto che sentiva fuori alle finestre non lo faceva dormire, ma non bastava chiudere le finestre per dimenticarlo, perché il pianto continuava oltre il vetro. È il rumore di queste lacrime che non posso smettere di sentire, che mi spinge a continuare i miei viaggi. Noi ci stiamo provando, Vic, nonostante tutto, restiamo umani. Grazie. È iscritto a parlare l'onorevole Rampi, ne ha facoltà. Sì, Presidente, per sollecitare la mia interrogazione numero 405292, che riguarda il tema della lotta alle sostanze stupefacenti, dell'aggiornamento e della tenuta della giornata nazionale sulle sostanze stupefacenti, credo che in questi mesi, da quando è stata fatta l'interrogazione, si siano mosse diverse cose, sia sul tema della depenalizzazione, sia sul tema della valutazione di forme diverse e di lotta più efficace all'uso delle droghe. E credo proprio per questo che forse una risposta a quell'interrogazione che riguardava anche alcuni temi di politica internazionale, firmati da diversi colleghi che sono andati avanti nel frattempo, sia importante. Per cui mi sembrava utile sollecitarla. Grazie. Grazie, è iscritto a parlare l'onorevole Crippa, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Vorrei sollecitare l'interrogazione 406283, che segue a un precedente sollecito fatto l'11 marzo, è riferita a un'interrogazione da me presentata su dei lavori di adeguamento sulla statale 33 per la Svizzera, affidati dall'ANAS a una ditta dal capitale della GFA di Battipaglia, dal capitale sociale di 20.000 euro e per un ammontare complessivo dei lavori di 1.400.000 euro. Visti gli scandali oggi attualmente alle cronache su ANAS, gradiremmo che il Ministero ci risponda in maniera tempestiva, perché oggi ancora sulla statale 33, che ricordo essere una delle interconnessioni verso la Svizzera, di fatto è presente il senso unico alternato. Questo è il biglietto da visita che diamo agli svizzeri che vengono all'interno del nostro paese, dove per anni, perché ormai